Bravo. Fare sai qual è il problema del gossip di oggi, Massimo? No. È che io avevo quella cattiveria, quella voglia di far notizia che oggi non c'è. Oggi è un gossip placato. Cioè, è... No, è un gossip. Non gli odia Alessi, non lo dirà. In un certo senso ti vengo incontro perché non ci sono più i personaggi veri di un tempo e quindi è ma già un gossip. Però è anche vero che noi i personaggi ai tempi riuscivamo a costruirli. Li costruiamo noi attraverso il gossip. Oggi il gossip non costruisce più personaggi, per quelli che non ci sono. Tant'è vero che Fabrizio, vero. Scusa, oggi personaggi, grandi personaggi, attori che fanno gli attori, conduttori che fanno i conduttori, sono tornati ad essere protagonisti di quello che alla gente, gossip. Alla gente non interessa nulla. Il tuo periodo, scusami, il tuo periodo, tu hai costruito una sorta di dolce vita milanese fatta di veline che non erano riuscite a fare le veline, di conduttrici che non facevano le conduttrici. Tanto è vero, tanto è vero che questi personaggi non interessano e il mondo dell'editoria è crollato a picco. Beh, insomma, è un po' relativo. Intanto no, ci siamo. Lui, il giornale che dirige lui, Novella 2000, vende ancora bene. Il fatto, se ho capito bene, tu prima l'hai detto con orgoglio che hai costruito anche dei personaggi. Assolutamente, noi li inventavamo a tavolino, avevamo proprio delle tecniche. Ma ti pare una cosa bella. Vabbè, per quale il problema? Quanti sono rimasti di voglio quei personaggi? Voglio fare una domanda. Oggi lo spettacolo dovrebbe essere fatto da gente che ha un talento, la ragazza che canta, quello che balla, quello che Zerbi lo fa, cioè non quelli che tu dici che per lo stacco di coscia che hai. In Italia vieni qui, ti faccio uscire con uno così e costruisco il personaggio e ti inventi una persona. In Italia non esiste la carriera attraverso il talento, sono pochissimi i casi. Voglio, sì. Scusa, oppure non so, fammi finire. Non sono, Emma che ha una voce strepitosa, Emma, che oltretutto Emma, Zerbi conosce Emma molto bene, è diventata famosissima. Emma ha avuto il suo massimo successo nel momento in cui Belen si è fidanzata con Stefano. Doveva ringraziare quello che è successo.